Non devo assolutamente, non devo io rispondere a nessuna parola, io adesso sono regole, noi abbiamo parlato del memoriale, siamo d'accordo su come andare avanti, andiamo avanti come al solito, a sprombattuto. Certo ci sono state delle difficoltà dovute a, ovviamente, alla, sapete, alla storia dei reperti, però noi abbiamo lavorato in parallelo, abbiamo costruito tutto il progetto, abbiamo fatto tutta la parte autorizzativa, adesso c'è stato questo intoppo per quanto riguarda le ferrovie, ma con il ministro Giovannini l'abbiamo risolto, l'ha detto anche lui pubblicamente. Noi pensiamo che entro fine settembre ci sarà la gara pronta per andare avanti. A sorpresa il riferimento a Pantani? Non lo so, sinceramente non conosco bene la storia, quindi io ero in America in quel periodo, quindi Sindaco, sinceramente sono rimasto, non so come commentare. Il comitato da Egle ha detto non abbiamo sentito l'orgoglio e la percezione del cambiamento, riferendosi un po' anche e soprattutto al ruolo dello Stato, no? Delle sue responsabilità e di come è stata acquisita la concessione. Lei cosa ne pensi? Non è un problema del sindaco, il sindaco deve fare il lavoro del sindaco, io sono abituato a commentare le cose di cui io sono responsabile, che fanno parte del mio lavoro. Penso che se in Italia tutti facessero proprio lavoro e parlassero delle cose di cui sono responsabile, ma i risarcimenti sul territorio passato. Sono arrivati, sono consistenti? I risarcimenti sul territorio sono arrivati già da quel tempo, diciamo, alle persone, voglio dire, sia agli sfollati che alle persone impattate. Li hanno già liquidati, non c'è nessuno che si è lamentato, anzi direi che sono tutti. Ma nei quartieri qui attorno qualcuno che si è lamentato c'è? A me non risulta che chi si è lamentato venga a parlare con me e cerchiamo di sistemare le cose, come hanno sempre fatto tutti. La vita dei quartieri che erano sotto il ponte ancora sta provando a ripartire? Direi di no, ieri ci sono dei commenti sulle persone che hanno invece aumentato le vendite, le cose stanno andando avanti nel senso giusto e certamente ogni giorno si migliora rispetto al giorno prima. Di questo sono fortemente convinto. Qual è la richiesta più forte che si sente di fare a chi governerà questo paese dal 25 settembre in riferimento al Ponte San Giorgio, alla radura della memoria, a questo territorio? Sì. Allora, noi abbiamo tutta una serie di stanziamenti che sono stati fatti, noi vogliamo che queste cose vadano avanti veloci, senza intoppi burocratici e facendo in modo, con la collaborazione che abbiamo avuto sino adesso, perché abbiamo collaborato direi molto bene, i risultati si sono visti dal punto di vista delle ricadute economiche e occupazionali nella valle e dobbiamo continuare così, noi vogliamo continuare così, abbiamo bisogno di continuità perché il lavoro da fare non è semplicissimo e quindi bisogna che tutti quanti ci aiutiamo con lo stesso spirito di tirarci sulle maniche che è lo spirito che da 4 anni abbiamo messo in piedi e direi che funziona bene. Sindaco, 53 milioni ancora mancanti da ecco sì, esattamente, mi riferivo, non volevo dare i numeri, ma riferivo proprio, sì, mi riferivo proprio a quello, sul fatto che come sapete c'erano i famosi 89, 35 sono stati già dati, gli altri sono ancora mancanti, questo lo farà o questo governo o il prossimo, adesso vediamo perché se in questi mesi si potrebbe ancora addirittura fare qualcosa, noi siamo sempre in contatto con loro e vediamo, ovviamente noi li vogliamo e faremo tutto il possibile. Direi che sul fatto di reperire fondi abbiamo dimostrato che siamo capaci a farlo, continueremo a farlo in questi termini.